Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi vi propongo un gustoso strudel salato con la pasta sfoglia, questa qui della Char, ripieno di patate e mortadella. Una ricetta davvero molto semplice e veloce da preparare. Gli ingredienti, come vedete, sono solamente questi: patate, mortadella, mozzarella e un rotolo di pasta sfoglia. Se volete, potete sostituire la mortadella con del prosciutto cotto, la mozzarella con dei formaggi e se siete celiaci potete usare la pasta sfoglia, quella della Buitoni, senza glutine, altrimenti quella che avete a disposizione. Adesso andiamo subito a srotolare la pasta sfoglia che ho già fatto scongelare a temperatura ambiente circa 3 ore fa e poi aggiungiamo tutti gli ingredienti. Allora, la togliamo dal cartone. E l'apriamo con molta delicatezza. Ok. La vado a stendere leggermente con il matterello. Così. Per prima cosa vado a mettere le patate qui. Ho già lessato le patate, adesso le schiaccio. Vado ad aggiungere il sale, le patate, perché altrimenti il pepe. Do una mescolata con la forchetta, così. E adesso vado ad aggiungere la mortadella a fettine. Abbondiamo. La mozzarella. E a questo punto possiamo chiuderla. Così. E questa qui. Chiudete bene i bordi. Andare con la forchetta. Lo mettiamo sulla teglia, cercate di chiudere bene i bordi che, come vedete, purtroppo con questa pasta sfoglia non si chiude bene. Qui ho sgusciato un uovo che adesso vado a sbattere con la forchetta e spennello il mio strudel. E adesso vado a versare, vado a decorare con dei semi di papavero. Ok. E questa adesso va in forno a 200 gradi per 15-20 minuti. Non appena lo vedete bello colorito, è cotto anche sotto. A dopo. Ed eccolo qui il mio strudel di patate e mortadella. In cottura si è un po' aperto sopra, ma non fa niente, la mozzarella non è fuoriuscita, per fortuna. Adesso vado a tagliarlo per vedere com'è l'interno. Ed eccolo qui. Provatelo. Perché è davvero delizioso e perfetto da servire in ogni occasione. Il ripieno, io ho usato, ripeto, la mortadella. Voi, se volete, potete sostituirla con del prosciutto cotto, dei funghi, dei carciofi, quello che più vi piace. Spero tanto che questa ricetta vi sia piaciuta.
Fatemelo sapere nei commenti, noi ci vediamo presto con una nuova video ricetta altrettanto gustosa e facile da preparare. Un bacione a tutti e alla prossima ricetta. Ciao! E mentre scatto le foto da mettere come anteprima e nel blog, ho tagliato una seconda fettina e guardate il ripieno, qui forse si vede meglio. Mamma mia, che buono! Le foto le ho fatte, il video pure, adesso me lo vado a mangiare. Ciao!